Abbiamo dovuto procedere alla nomina dei commissari ad acta in quasi 150 comuni della Sicilia perché purtroppo risultavano inadempienti con l'approvazione del bilancio di previsione 2024. Ci dispiace, ma si tratta di un atto dovuto che bisogna sollecitare tutti i comuni ad approvare entro i termini, quest'anno purtroppo il termine era anticipato al 15 marzo, ad approvare il documento finanziario essenziale di tutti i comuni che chiaramente permette di dare servizi ai cittadini con puntualità e quindi l'assenza di questo documento impedirà a tante amministrazioni di poter amministrare correttamente e puntualmente nei confronti della propria cittadinanza. Abbiamo dovuto procedere a nominare i commissari ad acta che adesso si insedieranno nei vari comuni e dovranno sollecitare l'organo inadempiente, cioè dire la giunta comunale o il consiglio comunale, e poi eventualmente se persistono ancora i ritardi e le inadempienze dovranno provvedere in maniera sostitutiva ad approvare i rispettivi bilanci. Il provvedimento è obbligatorio secondo la normativa statale e regionale perché dovendo approvare tutti i comuni entro il 15 marzo il bilancio preventivo, quelli che non lo hanno approvato ovviamente sono inadempienti e rischiano di non poter dare risposte alla cittadinanza e soprattutto ingessano la spesa pubblica, chiaramente con forti difficoltà per i servizi essenziali, quali potrebbero essere gli asili nido, il trasporto, la pulizia e così via. Poi è un provvedimento che facciamo anche malvolentieri perché non abbiamo nessun interesse a dare ulteriori difficoltà alle amministrazioni comunali, però chiaramente anche noi siamo chiamati al rispetto delle norme e chiaramente ad operare quello che d'istituto dobbiamo svolgere, cioè dire il controllo e la vigilanza sugli enti locali.